è una ferita aperta da 18 anni, una ferita che brucia ancora. Mario, Vinicio, Ida, Serafina, Raffaele, Paola, Yolanda, Giuseppina, Franca, Rosario, Antonio, Salvatore e Concetta sono le 13 vittime dell'alluvione che il 10 settembre 2010 spazzò via il camping Leggiare a Soverato. La piena del torrente Beltrame, esondato a causa di piogge torrenziali, cancellò in poche ore la gioia di un campo estivo dell'Unitalsi. Volontari e disabili erano lì per celebrare la vita, ma ad aspettarli c'era un destino crudele. E così, come oramai avviene ogni anno il 10 settembre, con una sobria e commovente commemorazione, amministratori, forze dell'ordine, associazioni di volontariato, sacerdoti si ritrovano lì, in quello stesso luogo, per non dimenticare. Tra i presenti c'è anche Luca, fratello di Vinicio, una delle vittime, il cui corpo non venne mai più ritrovato. Rimane intanto una ferita mai chiusa per la città di Soverato, ma penso per tutta la regione Calabria. Rimane la paura di una regione dal punto di vista idrogeologico difficile, complicata, complessa, che va gestita con grande attenzione. Il meteo sta cambiando sempre più, allora fu un evento eccezionale, oggi ci troviamo solo nel mese di agosto, credo 15 o 16 allerte meteo che ogni volta ci fanno preoccupare, quindi una tragedia che deve però lasciare un insegnamento importante a noi amministratori per una cura, la tutela del territorio sempre fatta con maggiore attenzione affinché eventi come questi non debbano più ripetersi. Ma ricordare questa tragedia solo una volta all'anno ormai non basta più. Stiamo ragionando su intitolare una via o una piazzetta anche all'interno della città di Soverato per far sì che il ricordo di questa tragedia, il monito di ciò che è accaduto, non ci sia soltanto il 10 settembre quando si fa la commemorazione, ma possa essere ricordata tutto l'anno. Rossella Galati per l'ACNews 24.